Mia madre cucinava le cose del Camerun, non le mangiava perché diceva: ah, mamma puzza, ah, mamma, adesso se le mangio, poi i miei amici sentono l'odore, ma così non faccio amicizia. Ho cercato di accantonare, di cancellare qualsiasi cosa guardasse le mie origini, perché se faccio così divento l'italiana perfetta, mi accetteranno di più. La cittadinanza italiana è assolutamente un diritto. Spero che non passi mai l'idea che è un merito oppure è una coppa a cui ambire. No, è un diritto. Le tue origini dovrebbero essere una ricchezza che tu hai ad unire al tuo essere italiano per costruire, diciamo, un paese migliore. Sono Pamela, sono una pugile professionista e sono un'infermiera di seconda generazione. Sono arrivata in Italia all'età di 8 anni, nel 2000. Mio padre si era trasferito in Italia per motivo di studio, poi aveva iniziato a lavorare e ha voluto riunire la famiglia. Queste foto sono io da piccola in Camerun. Sento che mi definiscono moltissimo. Questa la faccio sempre vedere al mio allenatore dicendogli di guardare quanto ero già bella muscolosa, pronta già a fare pugilato, insomma. Prima di arrivare in Italia, naturalmente c'erano questi grandi racconti quasi mitologici sull'Europa, no? Sull'Italia. Era tutto bellissimo, erano tutti gentili. E naturalmente, quando arrivi da piccolo, sei piccolo e vivi tutto secondo i racconti che ti sono stati fatti quando eri in Camerun. Quando cresci, che magari riesci a vedere un po' quali sono le contraddizioni di questo grande sogno che ti è stato venduto, che in realtà ha anche, diciamo, i suoi scheletri nascosti, non tanto nascosti. Sono diventata cittadina italiana nell'agosto 2022, dopo 22 anni dal mio arrivo in Italia. Il giorno in cui sono entrata cittadina ero abbastanza incredula. Quando sono andata a firmare i documenti come se non stesse capitando a me. Ho detto: vabbè, dai, sarà un altro dei sogni, magari sto sognando, non mi pare reale. Adesso sto andando ad allenarmi in palestra, adesso preparo il borsone con tutte le cose che mi servono. I miei guantini, che sono fondamentali, senza le quali mi distruggerei le mani. La cittadinanza italiana mi ha aperto moltissime possibilità, cioè mi sta davvero permettendo di realizzarmi sia professionalmente sia in quella che è la mia carriera pugilistica. L'ultimo titolo che ho vinto è stato a settembre 2023, dove sono diventata campionessa italiana pesi leggeri. Adesso mi sto allenando per il titolo europeo Silver, che avrà luogo il 5 aprile qua a Bologna. La cittadinanza italiana è un riconoscimento dal punto di vista burocratico, posso dire così, bene o male dal punto di vista sociale non mi sono mai sentita che non appartenessi all'Italia. Il fatto che ci voglia molta burocrazia per richiedere la cittadinanza italiana ti fa sentire come se non venissi accettata, no? Vivo in Italia, tasse, miei studi, qualsiasi cosa faccia italiano, ma non vengo riconosciuta e anzi, quando chiedo di essere riconosciuta è come se mi dicessero: ah no, ma non so se è il caso, non so se sei veramente italiana. Senti sempre di essere respinta. È abbastanza frustrante, come mi sono sentita io, come se non avessi una vera identità, perché comunque avevo delle origini camerunensi, sì, ma ormai mi sentivo italiana, ma non venivo riconosciuta come tale. No, non so neanche come si definisca essere italiani, sinceramente, perché per me ormai non c'è più definizione. Sono così tante persone di etnie diverse in Italia che ormai il paradigma di italiano bianco che mangia la pizza, mangia la pasta, non esiste più ormai nel 2024. La concezione di italiano ormai secondo me dovrebbe essere chiunque vive in Italia, si sente italiano e contribuisce alla vita italiana. E quindi la cittadinanza non deve essere considerata una cosa che va conquistata, una cosa che va meritata. Ossia, se sei un calciatore bravissimo, se sei un pugile bravissimo, allora ti do la cittadinanza come se fosse un merito. No, è una questione di diritto di una persona che vive in uno stato di diritto. Cioè, non esiste altro, secondo me, non esiste un te la meriti perché sei bravissimo a parlare italiano, te la meriti perché ti sei integrata alla grande, te la meriti perché hai dimenticato le tue origini. Quando ero piccola, mia madre cucinava le cose del Camerun, non le mangiavo perché diceva: ah, mamma puzza, ah, mamma, adesso se le mangio, poi i miei amici sentono l'odore, ma così non faccio amicizia, ah, mamma, non possiamo cucinare più pasta. Ho cercato di accantonare, di mettere da parte, di cancellare qualsiasi cosa riguardasse le mie origini, perché se faccio così divento l'italiana perfetta, mi accetteranno di più. Ci sono moltissime persone di seconda generazione che vivono così, annullano completamente quelle che sono le proprie origini,
per riuscire ad integrarsi meglio, sperando che così verranno accettati più facilmente, verranno accolti più facilmente e otterranno la cittadinanza più facilmente, mentre non dovrebbe essere questo. Le tue origini dovrebbero essere una ricchezza che tu hai ad unire al tuo essere italiano per costruire, diciamo, un paese migliore. C'è uno strettissimo rapporto fra lo sport e il sentirsi più inclusi. Secondo me lo sport è una di quelle cose nella vita che aiutano l'individuo a non sentire le differenze con gli altri. Mi sento molto più vicina alla comunità grazie a questo sport, perché penso che senza il pugilato non sarei mai arrivata a conoscere la cittadina di Bologna come la conosco, oppure ad entrare in determinati dinamiche della cittadina di Bologna. Mi ha aiutato ad entrare in contatto con le persone, con la comunità, a riuscire molto spesso a essere anche, tra virgolette, portavoce di quelli che possono essere i problemi. Ogni volta che combatto qua a Bologna sono sempre tantissime persone a vedermi, e in qualsiasi modo a che io vinca, a che io perda, mi sono sempre vicino, mi incoraggiano. Anche questo mi ha dato la box, la possibilità di sentirmi più parte di Bologna, di sentirmi una cittadina di Bologna, insomma.